Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura siamo a Firenze. Oggi il sindaco Nardella ha detto avanti con il rigassificatore a Piombino e l'eolico nel Mugello. Coi comitati del no non si va da nessuna parte. Il presidente Giani ha detto la Toscana diventi al top su autosufficienza energetica. Il servizio, vediamo. Sono molto d'accordo alla decisione del presidente Giani, anzi lo spingo ad andare avanti sulla realizzazione del rigassificatore a Piombino, perché se non lo fa la Toscana lo fanno altre regioni. Intanto il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha convocato per il 26 aprile un'assemblea pubblica sull'ipotesi del rigassificatore. L'amministrazione comunale ha già incontrato vari soggetti interessati dal tema, come i sindacati, i comitati, il WWF, e a breve incontrerà le aziende ittiche del Golfo. L'obiettivo, sottolinea Ferrari, è quello di dare informazione di quanto sappiamo sul progetto e acquisire le opinioni e le esigenze della città. La Toscana deve diventare terra in cui l'energia, e quindi da un lato il gas e dall'altro le energie rinnovabili, la pongono prima in Italia per livello di autosufficienza. Già noi siamo oltre il 50% grazie all'energia geotermica, che sostanzialmente è solo in Toscana, all'energia che ci viene data dall'idroelettrico dei laghi che l'Enel sfrutta in Garfagnana e in Mediavalle, sono 32, e poi i pannelli fotovoltaici e le pale eoliche. Naturalmente è cambiato il mondo, ne abbiamo sempre più bisogno di questo e quindi dobbiamo cercare di rendere sempre più la Toscana terra di energia. Io porrò anche il problema che dietro questo ci debbano essere incentivi dal governo rispetto a chi costruisce questi impianti, soprattutto quelli delle energie rinnovabili, e quindi anche la nave che possa rigassificare a Piombino, certo con diciamo dei vantaggi per Piombino, i soldi per le bonifiche, la nuova strada 398 che collega direttamente al porto senza passare al paese, un aiuto all'attività siderurgica offrendo soldi del PNNR per il forno elettrico, però è un'iniziativa molto importante. Intanto il costo dell'energia è un problema per le amministrazioni comunali come quella di Firenze. Noi stiamo aspettando che il governo ci dia dei contributi importanti nel fondo energia, perché i 200 milioni di euro previsti per tutte le città italiane sono del tutto insufficienti, quindi speriamo che arrivi questo segnale. Noi abbiamo chiesto come associazione dei comuni che il fondo per gli enti locali per l'emergenza energetica sia di 1 miliardo di euro e quindi siamo fiduciosi, in attesa, perché se non arrivano queste risorse dallo Stato centrale agli enti locali diventa difficile non solo per Firenze ma per tutti gli altri comuni italiani anche gestire i bilanci in modo corretto senza dover fare dei tagli molto dolorosi. La stessa illuminazione è un costo che va sulla bolletta energetica, nonostante gli investimenti sulle luci a LED che ci hanno permesso quasi di dimezzare i costi della bolletta, però comunque noi non ce la facciamo. Entra nel vivo la campagna elettorale, stiamo parlando delle prossime elezioni amministrative, la campagna elettorale di Federica Fratoni, candidata a sindaco a Pistoia per il PD e per le forze di centro-sinistra, ieri sera l'incontro con il ministro Andrea Orlando, con i cittadini. Patrizio Ceccarelli. Con l'arrivo del ministro del lavoro Andrea Orlando ieri sera a Pistoia è entrata nel vivo la campagna elettorale del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Federica Fratoni. L'incontro con la cittadinanza è avvenuto alla Fortezza 59, il locale che si trova all'interno del Parco della Resistenza, dopo che il ministro nel tardo pomeriggio in forma privata aveva incontrato le categorie economiche e i sindacati. Venendo agli appuntamenti elettorali, tra cui quello di Pistoia in Toscana, è uno dei più importanti, Orlando ha detto per vincere serve il campo largo del centro-sinistra. Il campo largo ha già vinto la tornata amministrativa precedente, quindi non è un inedito, un'invenzione di queste settimane. Naturalmente il campo largo si fa con chi si riconosce nel centro-sinistra. Abbiamo forze politiche, vediamo il resto del paese, si alleano con la destra, quello è più complicato che diano un contributo al campo largo. Ecco. Penso che anche chi a sinistra, a remore, dovrebbe pensare in questo momento a qual è la posta in gioco, a che cosa sta succedendo a livello europeo,
a come sia importante che si determini l'unità di tutte le forze democratiche, europeiste e antifasciste. E in merito al dibattito sul riarmo, Orlando ha aggiunto che il dibattito sul riarmo non deve essere un freno e per questo ci vuole comprensione anche delle posizioni di chi ha perplessità. Questo lo dico anche a chi ha sostenuto l'esigenza del riarmo. Il riarmo va inquadrato nell'esigenza di fare sì che l'Europa abbia una propria autonomia strategica. Un'Europa più forte è un'Europa che è in grado anche di dialogare con parti del mondo che in questo momento stanno alla finestra. È presentata questa mattina a Lucca la lista del PD per le prossime elezioni comunali a sostegno del candidato Francesco Raspini, ne fanno parte 16 uomini e 16 donne, il via alla campagna elettorale è stato dato dal segretario comunale Renato Bonturi, dal segretario territoriale Patrizio Andreuccetti, dall'assessore regionale Stefano Baccelli e appunto dal candidato alla carica di primo cittadino ex assessore in quota PD Francesco Raspini, capolista l'assessore uscente alle attività produttive Chiara Martini. A seguire il PD ha scelto il criterio puramente alfabetico presentando volti noti, consiglieri e assessori uscenti oltre a cittadini impegnati per la prima volta in una competizione elettorale, tutti con una fascia di età compresa tra i 24 e i 76 anni. E ora la cronaca, andiamo a Siena. Ragazzine violente, ci sono 10 ragazzine tra i 14 e i 15 anni indagate per una baby gang tutta al femminile, persecuzioni, aggressioni a coetanee, i video sono stati messi sui social, c'avevano una chat WhatsApp e il questore di Siena, Pietro Miloni, ha detto la spettacolarizzazione della violenza tra i giovani è un fenomeno sempre più diffuso che va attenzionato e oltre agli atti persecutori, le lesioni, minacce, la diffusione anche di materiale violento, in un caso c'è anche l'ipotesi di atti persecutori aggravati dall'odio razziale, reato che potrebbe essere riferito all'aggressione a una coetanea di origini straniera presa di mira. Il servizio, vediamo. La violenza nella forza del gruppo che viene poi amplificata dai video postati sui social. 10 ragazzine umiliavano, offendevano e deridevano le loro vittime, le attiravano con minacce o inganni in luoghi appartati di Siena e qui procedevano a aggressioni fisiche e verbali, filmate col telefono da una o più componenti del gruppo. Le immagini erano condivise nella chat WhatsApp denominata Baby Gang, oltre che in altri social. Così 10 giovanissime residenti nella città del Palio, tra i 14 e i 15 anni di età, sono ora indagate per le loro condotte criminali e sottoposte a perquisizioni personali domiciliari dalla polizia su delega della procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. Le aggressioni, almeno una decina, sono state compiute tra il 27 giugno 2020 e il 19 febbraio 2022. Le giovani vittime venivano affrontate dalla leader della baby gang femminile, spalleggiata e aiutata dalle altre, che la riprendevano mentre subivano le loro vessazioni, per poi divulgare le immagini o i video sui social, in modo da rafforzare la reputazione del gruppo. I luoghi prescelti erano quasi tutti nel centro di Siena, oltre a un'area industriale dismessa di Taverne d'Arbia, a pochi chilometri dal capoluogo. Le ragazzine operavano in Via della Vecchia, in un'area sotto la Fortezza Medicea, da loro chiamata Ring. Addirittura in vicoli del centro, nel sottopassaggio degli autobus in Piazza Gramsci e alla Galleria Metropolitan in Piazza Matteotti. Le indagini sono state condotte dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Siena e sono iniziate a fine dicembre 2021, a seguito della denuncia presentata da una delle vittime per le aggressioni subite nell'aprile e nell'ottobre 2021. La banda è andata, peraltro, arricchendosi nel tempo di nuovi elementi, così come è emerso da alcuni video analizzati dai poliziotti. Gli investigatori hanno anche riscontrato che alcune persecutrici sono diventate, a loro volta, vittime nel momento in cui avrebbero deciso di prendere le distanze.
Sciopero e manifestazione del sindacato Sicobas a Campi Bisenzio, siamo alle porte di Firenze, stamani in favore di 5 operai pakistani di uno stabilimento tessile gestito da cinesi che li hanno licenziati in tronco via WhatsApp dopo che avevano chiesto riposo per il giorno di Pasquetta e il rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria, quantomeno rispetto all'orario settimanale di lavoro, alle ferie e al salario. E a Firenze oggi taglio del nastro per la 86esima mostra internazionale dell'artigianato fino al 1° maggio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, occasione unica per acquistare opere create nel mondo, l'ultima mostra è del 2019, quindi si torna in presenza. Caterina Gonnelli. Un'edizione speciale di nuovo in presenza che segna la ripartenza del mondo artigiano. Da oggi al 1° maggio alla Fortezza d'Abbasso arriva MIDA, la mostra internazionale dell'artigianato, alla sua 86esima edizione organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria. Un viaggio nella creatività, nella qualità e manualità che strizza l'occhio alla sostenibilità, messo in campo dai 400 espositori italiani ed esteri. Siamo molto molto soddisfatti delle aspettative della mostra che ci permettono di tornare ai livelli anti-Covid dal punto di vista dell'interesse degli espositori. Il nostro obiettivo è recuperare tutto ciò che abbiamo perso nonostante l'impatto della guerra. L'area metropolitana di Firenze continua a rispondere bene, anche le previsioni di crescita del PIL sono superiori alla media italiana. Ci sono ancora molte sfide da superare, ma l'artigianato torna ad essere protagonista. Ci sono mostre, convegni, iniziative collaterali, uno sguardo al futuro sull'artigianato che sarà e tra le novità uno spazio dedicato alle orchidee. C'è la qualità, ci sono i fiori, mi piace fare questo parallelo tra gli artigiani e i fiori, anche gli artigiani sono belli come i fiori ma anche delicati come i fiori, per cui hanno bisogno dell'aiuto, del sostegno delle istituzioni, dobbiamo un po' coccolarli e proteggerli. Mentre un altro evento molto importante che avverrà il 29, un evento di CNA Federmoda nazionale che si svolgerà proprio all'interno della mostra dell'artigianato. In rappresentanza dell'Ucraina presente per la prima volta Made in Ukraine, un'associazione no profit che organizza festival in tutta Europa. Anche quest'anno in un momento difficile 12 espositori stranieri, c'è anche una grande tradizione dell'India, però è stato bello e significativo anche avere ospitato un popolo che è in grande difficoltà e quindi nel padiglione di sotto c'è questa presenza di un artigianato ucraino e di persone che vengono dall'Ucraina. E in Toscana si prevedono per il weekend lungo del 25 aprile 420.000 pernottamenti nelle strutture ricettive alberghiere e extra alberghiere, comprese case vacanze, affitti brevi, cui vanno aggiunti altri 130.000 pernottamenti nelle seconde case. Quanto prevedono le stime di Confesercenti Toscana, secondo cui ad essere privilegiate saranno soprattutto le città d'arte della regione, in particolare Firenze. E avete visto, è tornata la mostra internazionale dell'artigianato, ma anche la mostra dei fiori, una delle esposizioni più attese e più colorate a Firenze. Il servizio, vediamo. Il Giardino dell'Orticoltura di Firenze torna ad ospitare la mostra più colorata e profumata della primavera, la mostra Mercato di Piante e Fiori, che andrà avanti fino al 1° maggio. Torna nelle date tradizionali, con 75 espositori e vivaisti specializzati. Accanto a specie floreali, piante e articoli da giardinaggio, dopo 2 anni di pandemia, la Società Toscana di Orticoltura organizza incontri e laboratori per adulti e bambini. L'ingresso, come sempre, è gratuito. Abbiamo appunto all'interno del tepidario roster alcune conferenze, seminari, presentazione di libri, dei laboratori per bambini, Ortolandia durante la settimana, 3 mostre contemporaneamente di artiste, quindi un acquerello botanico, pittura e di intrecci fatti con dei materiali anche naturali. E inoltre durante tutta la settimana abbiamo proposto tutta una serie di corsi monotematici di giardinaggio sulla rosa, sulle orchidee, sulle tillandsie, quindi molto specifici. Si potranno trovare specie tra le più diverse, dalle piante ornamentali a quelle da orto. Questi 2 anni di lockdown abbiamo
quasi triplicato i nostri corsisti, abbiamo triplicato le nostre offerte formative, proprio perché c'è l'esigenza di conoscere, di coltivare, di fare un angolo di giardino. Ma ci sono anche i cactus, le varietà rare di peperoncino, le erbacee perenni e le piante da frutto antiche. Non mancano le curiosità, come la rosa Twilight o Stainless Steel, ispirata all'acciaio inossidabile. Quest'anno è una moda per le piante, più che altro, che hanno bisogno di poche cure, insomma poca acqua, perché comunque cambiamenti climatici sempre più pressanti da questo punto di vista, si cerca sempre di trovare delle piante che possano essere sia utili, magari edibili, commestibili, quindi piante anche da orto, ma anche piante resistenti con una buona capacità di resistenza alla siccità. Torniamo a parlare delle prossime amministrative. A Pistoia sosteniamo convintamente la ricandidatura di Alessandro Tomasi, che in questo primo mandato ha fatto bene. La Lega darà il suo contributo, così Susanna Ceccardi, eurodeputata del Carroccio, che ha preso parte all'evento La Lega del Futuro, organizzato proprio oggi a Pistoia. E andiamo nella provincia di Pisa per il battesimo della pista ciclabile 13 km Pisa Mare. È stato proprio inaugurato questo tracciato, che si trova in gran parte immerso nel verde. Vediamo. Da Pisa a Tirrenia in bicicletta, attraversando un percorso di 13,3 km in sede protetta ed immerso nel verde, è stato inaugurato il nuovo tratto della ciclopista del Trammino, che prolunga il percorso già esistente fino a Marina di Pisa, estendendolo fino al lungomare di Tirrenia. Due anni fa, appunto nell'estate 2020, avevamo inaugurato il primo tratto dalla Vettola fino a Marina di Pisa. Oggi inauguriamo quest'altro pezzo. Sulle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, piste ciclabili, noi abbiamo investito diverse risorse e tanta progettazione, non solo qui sul litorale ma anche all'interno di tutto il territorio comunale, in modo particolare nell'ambito cittadino. Tra l'altro questa tratto è stato interamente finanziato con risorse proprie del comune, e mentre l'altro pezzo era stato cofinanziato anche da Regione Toscana. È un sistema che sicuramente aiuterà lo sviluppo del litorale, consentirà l'accesso di tante persone, turisti, residenti che vorranno utilizzare la bicicletta per raggiungere il mare. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 750.000 euro, finanziato con risorse proprie del Comune di Pisa. I lavori, coordinati da Pisamo e partiti ad inizio anno, sono stati eseguiti dall'impresa Forti S.p.A. Un bel giorno per la città di Pisa, è un premio per tutti coloro che hanno lavorato a quest'opera, a partire dal sindaco e dall'assessore Dringoli, che l'hanno fortemente voluta, l'ingegner Fiorindi, nostro dirigente di Pisamo, e tutti coloro i quali hanno messo il loro contributo. È un tratto di ciclabile che tutta la città aspettava, ci porterà al Bagno Lido. È bello riuscire ad arrivare da Pisa città alla spiaggia con la bicicletta. E ieri era la giornata della terra. All'Accademia Colombaria sono stati premiati tre gruppi di studenti delle scuole medie superiori della città metropolitana di Firenze. Sono studenti del liceo scientifico di Castel Fiorentino e del liceo artistico di Empoli. Vediamo. In Italia la giornata della terra si comincia a celebrare solo nel 2007, ma pochi sanno che il Comitato Europeo per la tutela dell'ambiente è a sede in Italia ed ha quindi da allora una competenza per le celebrazioni della giornata della terra, per le quali la Colombaria ha voluto partecipare con un bando rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori, che dovevano presentare, che hanno presentato numerosi elaborati, numerosi progetti, numerose iniziative. Scuole interessate che hanno vinto sono, per ciò che riguarda il primo premio, il liceo artistico Virgilio di Empoli; per ciò che riguarda il secondo premio, il liceo scientifico Enriquez di Castel Fiorentino; e per ciò che riguarda da capo il terzo premio, il liceo artistico Virgilio di Empoli. Quindi sono due licei della città metropolitana che con i propri prodotti di questi ragazzi hanno concorso e hanno vinto il conferimento del premio.
E torniamo a Pistoia, sempre per le prossime elezioni amministrative. Fratelli d'Italia è un tassello importante della coalizione. In questi 5 anni ha avuto il gruppo più numeroso della maggioranza, con tanti uomini e donne, giovani, che adesso si ripropongono al giudizio dei cittadini. Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, presentando stamani la lista di Fratelli d'Italia che sosterrà la sua ricandidatura proprio alle comunali del 12 giugno a Pistoia, oltre insieme agli altri partiti del centrodestra. E ora andiamo al cinema. Io non voglio andare a Cannes, non voglio vincere il Davide di Donatello, voglio semplicemente far divertire, così Leonardo Pieraccioni, presentando il film che ora è nelle sale, Il sesso degli angeli. Vediamo. L'amore non ha regole, gli sposi si possono ribaciare. 14ª regia in 27 anni di onorata carriera, l'ultima fatica di Leonardo Pieraccioni arriva nelle sale dopo una serie di rinvii dovuti al Covid. Il sesso degli angeli fa divertire affrontando una serie di argomenti delicati. Racconta una storia piena di tranelli e ostacoli. Un parroco di una chiesa poco frequentata, la zona San Salvi a Firenze, scopre di aver ereditato da uno zio stravagante, interpretato da Massimo Ceccherini, una non precisata attività redditizia, ben avviata in Svizzera. Al suo arrivo a Lugano, in compagnia del suo sacrestano, interpretato da Marcello Fonte, Don Simone scoprirà che non si tratta di un raffinato bar, bensì di una casa di tolleranza animata da un gruppo di donne con numerosi clienti. Ti è piaciuto il regalo che ti ho fatto? L'hai retta a me. Spretati! Nel cast anche Sabrina Ferilli, presenza sexy nel ruolo della tenutaria della casa di appuntamenti. E oggi è la giornata mondiale del libro, vediamo. Forse non molti lo sanno, ma oggi si celebra la giornata mondiale del libro, sì, perché leggere contribuisce allo sviluppo dell'umanità, della cultura e anche del sociale. E a Firenze, come in altre città, ci sono delle importanti iniziative che vedono protagoniste anche le librerie cosiddette indipendenti. Siamo in una libreria del centro di Firenze dove si regaleranno ai clienti che compreranno un libro, un iris, il fiore simbolo di Firenze. Una festa, quella del libro, che trae le sue origini dalla Spagna, dove è molto sentita in occasione di San Jordi. Abbiamo preso spunto dalla Catalogna, dove c'è l'usanza che i catalani il 23 di aprile escono, trovano tantissime bancarelle, tantissime librerie dove acquistare libri e rose, e comprano e regalano libri e rose. Con altre 12 librerie indipendenti fiorentine, con cui stiamo cercando di creare un po' una rete, ci siamo detti: perché non facciamo qualcosa di diverso? Regaliamo noi i fiori a chi viene ad acquistare un libro. Quindi chi oggi verrà nella mia libreria e nelle altre 12 librerie che hanno deciso di condividere questa iniziativa riceverà un iris in regalo. Perché l'iris e non la rosa? Perché l'iris è il fiore simbolo di Firenze. Sicuramente queste librerie indipendenti fanno un servizio straordinario sul territorio, come anche i piccoli negozi di vicinanza, perché quando si viene in una libreria generalmente il libraio riesce a captare e a capire anche i gusti del lettore. Queste 13 librerie sono state fantastiche, perché hanno aderito lo scorso anno quasi in autonomia, c'è stato un piccolo appoggio da parte dell'amministrazione comunale, la quale però ha creduto in questo progetto, tant'è che quest'anno è la seconda edizione e noi speriamo di farne davvero tante ancora, perché è un momento davvero importante, in un momento anche così delicato, perché se si pensa al momento che stiamo vivendo, quindi credo che un po' di cultura, con la dolcezza di donare un fiore, sia importante, ci faccia riapprezzare anche le piccole cose. Oggi a Grosseto è stata inaugurata la Fiera del Madonnino, vediamo. Al centro fiere di Barcagna, alle porte di Grosseto, ha preso il via e si protrarrà fino a lunedì 25 aprile la 42ª Fiera del Madonnino, l'evento fieristico agricolo più importante della Toscana. Una edizione centrata sulle innovazioni in cui si pone attenzione anche ai bambini con la fattoria didattica. La fiera più importante del centro Italia, perlomeno per quanto riguarda uno dei settori trainanti, è il settore primario, quindi il settore dell'agricoltura. Abbiamo appunto voluto inserire quest'anno un pariglione interamente dedicato al digital, agricoltura 4.0.
4.0, quindi tutte le nuove tecnologie applicate al settore agricolo, quindi alle macchine agricole, alle seminatrici di precisione, ai droni, a tutta una serie appunto di materiali e macchine che ormai sono all'avanguardia e oggi sempre più utilizzate. È molto importante fare questa fiera, che non è soltanto una manifestazione espositiva, ma fa parte del patrimonio culturale del territorio della Maremma, che affonda le radici nel passato ma ha uno sguardo anche verso il futuro. Fiera del Madonnino in un momento in cui l'agricoltura sta vivendo delle grandi difficoltà. Un giorno importante dove si parla di innovazione, dove si parla di agricoltura 4.0, dove si parla di nuove tecniche agronomiche e agroculturali che sicuramente rappresentano una speranza per il futuro della nostra agricoltura nazionale. Si ritorna nella classica data del 25 aprile, quindi un momento di ripartenza per l'agricoltura, un momento di ripartenza per il turismo e ci auguriamo che sia davvero un momento straordinario di ripartenza per tutto il territorio maremmano. E prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 20.45 a Tutto Gol. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.